Ciao ragazzi da Vittorio, faccio questo video perché non molti lo sanno, ma ho aperto un altro canale YouTube. E quindi quale sarà il destino di questo canale? Beh, ve lo dico in questo video. Ho aperto un altro canale perché su questo continuerò a parlare di Lazio e ho sempre parlato di Lazio, ma volevo anche aprire un canale per parlare di calcio, non solo di Lazio. In realtà volevo parlare anche di sport, ma è troppo un casino fare tutto insieme. E allora ho aperto Calcio d'Angolo, vi metto il link così se siete interessati a seguirmi anche di là, anzi, vi invito caldamente a seguirmi anche di là, avete il link e vi potete iscrivere. Perché questa scelta? Perché non ho messo tutti i video in questo canale? Anche perché questo canale è già monetizzato, per cui potevo guadagnare qualcosina anche con quei video di calcio, mentre adesso devo diventare monetizzato di là, devo ricevere approvazione di YouTube e quindi praticamente tutti i contenuti che faccio di là sono gratuiti, ovvero non prendo niente. Non è che io prenda chissà quanti soldi, però sai, visto che l'impegno ce lo metto, i contenuti credo che siano buoni, qualche ricompensa sarebbe anche gradita, no? Ma perché ho aperto l'altro canale? Beh, perché la mia idea è sempre stata quella di aprire un canale YouTube e parlare di calcio. Ovviamente, nella mia carriera passata ho parlato pochissimo di Lazio, non potevo quasi mai parlare di Lazio, e quindi in questo canale mi piace parlare di Lazio, ma volevo parlare anche di altri argomenti calcistici e non che non riguardassero solo la Lazio. Non volevo limitarmi, diciamo così, solo al mondo Lazio. Il problema qual è? Il problema è l'algoritmo di YouTube, che è un po' un algoritmo stupidissimo. Adesso stiamo sempre più vedendo, no, l'intelligenza artificiale che fa cose sempre più interessanti, sempre cose più belle, ma l'algoritmo di YouTube invece è rimasto indietro anni luce. Perché vi dico questo? Perché sostanzialmente l'algoritmo che cosa fa? Analizza il tuo canale e dice: ok, questo canale parla di Lazio, calciomercato Lazio, stadio Lazio. Diciamo tre cose di cui di solito parlo. E quindi, se io parlo di calciomercato Lazio, il mio video va bene perché l'algoritmo mostrerà il mio video a quelle persone che sono interessate di calciomercato Lazio. Ma se io faccio un video anche bellissimo, come ho fatto qualche anno fa, sul Barcellona che apre un'academy scientifica per trovare nuovi prodotti, nuove ricerche adatte al calcio, quel video fa malissimo, non viene promosso da nessuno perché l'algoritmo dice: questo non è calciomercato Lazio, non è un argomento che piace agli utenti e quindi io non lo faccio vedere a nessuno. A nessuno significa che non solo a gente non iscritta al mio canale, ma anche ai miei iscritti, questi video non verranno promossi. E quindi praticamente tutti questi video che io facevo extra Lazio non venivano visualizzati da nessuno. E mi dispiace, no? Che io faccio un video interessante o comunque perdo tempo a fare un video, scrivere un testo, spicciarlo, editarlo, eccetera, eccetera, e poi lo guardano in 5. E il problema è che per l'algoritmo di YouTube, questo canale qua è solo Lazio, calciomercato, eccetera, eccetera. Quindi, se io faccio un argomento differente, difficilmente andrà bene. A meno che non sia un evento che tutto il mondo sta cercando adesso. Se tu metti cerca, che ti posso dire, Milinkovic Savic, esce il mio video, eccetera. Per questo motivo ho deciso di aprire un altro video, un altro canale YouTube che si chiama Calcio d'Angolo. E in questo canale caricherò argomenti, video sul calcio, che può essere la Serie A, Milan, Inter, Juve, Napoli, ma in generale argomenti calcistici, in modo tale che l'algoritmo, esaminando il mio canale YouTube nuovo, dirà: ah, questo fa calcio. Per cui se io parlo di Barcellona all'Academy, dice: sì, questo è un argomento che piace agli iscritti a questo canale, quindi glielo faccio vedere. Se io parlo di Simone Inzaghi, Re di Coppa, questo è un argomento interessante, lo faccio vedere agli utenti di questo canale. E quindi spero che i miei video non laziali su quel canale facciano meglio di quelli che ho pubblicato su questo canale. Ed è questo il motivo per cui ho aperto quell'altro canale.
Questo sarà il canale principale. Cercherò di caricare, come sto facendo nelle ultime settimane, tre video lunghi e magari qualche short che vedo che inizia a interessare, inizia a fare qualche views interessante. Di là non so se farò tutti i giorni, se riesco, perché è un bel impegno fare 4 video al giorno, però cercherò di affrontare tematiche calcistiche interessanti fuori dal mondo Lazio. Spero che questo progetto prenda, che ci sia interesse, però io piano piano inizierò a fare video, poi sperando che la community cresca, che l'interesse cresca, continuerò a farne sempre di più, ma senza mai mollare questo. Questo è il mio canale, diciamo, principale. L'altro è un po' più un divertimento per parlare di quelle cose che qua non posso fare. Io vi invito a iscrivervi anche di là, ma vi assicuro che non ho la minima intenzione di mollare questo canale. Vi ringrazio, buon weekend e alla prossima.